Presso la BCC Abruzzese a Pescara si è svolta la prima riunione plenaria dell'Osservatorio internazionale per la gestione dei rischi della conoscenza, promossa dall'associazione For You APS. La finalità dell'Osservatorio è coltivare un adeguato livello di conoscenza all'interno delle organizzazioni, per cui si è creato un tavolo di confronto tra le parti datoriali ed istituzionali con il mondo della ricerca, come ha spiegato Michele Borgia, presidente della For You. Questo è un tema di cui i sistemi, le organizzazioni parlano sempre di più, una difficoltà in cui si imbattono e di cui stanno prendendo consapevolezza sempre di più, in maniera sempre più importante. Manca un profilo che è quello della razionalizzazione, dell'analisi distaccata, terza, asettica. E l'osservatorio è nato proprio per mettere in contatto coloro che avvertono questi disagi, quindi la componente datoriale, e coloro che possono sviluppare analisi e sviluppi di ricerca utili a dare risposte a chi poi deve concretamente coinvolgersi, sviluppare, superare le difficoltà generate dalla gestione della conoscenza. Questo osservatorio quindi nasce proprio per fornire queste importanti e assolutamente necessarie risposte. Non ha l'ambizione di poterlo fare con lo schiocco delle dita, ma sicuramente ha la volontà di avviare un percorso, un confronto tra coloro che hanno l'esigenza di affrontare appunto certe dinamiche e farle in maniera consapevole e coloro che hanno una strumentazione cognitiva e ricognitiva, come sono gli studiosi, per razionalizzare, rendere più agevole il percorso di conoscenza e di soluzioni problematiche di questo genere. Viviamo in un mondo di conoscenza in cui la conoscenza fa la differenza, in cui le imprese diventano competitive se si dotano e coltivano un livello di conoscenza forte al proprio interno, per cui è un viatico che tutti dovranno coltivare e chi invece sarà resistente a queste problematiche correrà il rischio purtroppo di uscire fuori mercato. Come è nato l'osservatorio? L'osservatorio è nato sulla base di un suggerimento che mi è provenuto da una persona che non c'è più, il direttore del personale della DECECCO, il dottor Domenico Moretti. È stato direttore del personale per 30 anni, un grandissimo esperto sul tema, che proprio sulla base delle difficoltà che la struttura avvertiva in una relazione più possibile proficua col personale, lui mi ha suggerito di indagare le cause profonde che stavano a giustificare queste difficoltà, che non erano sicuramente riconducibili a responsabilità della parte datoriale o della parte lavorativa, ma attenevano a alcuni profili che proprio sono quelli della gestione dei rischi della conoscenza, la cui mancanza di attenzione poi generava inefficienze, generava difficoltà e generava anche perdite di quote di mercato. E ricordo molto bene, proprio un giorno eravamo a passeggio sul lungomare, lui mi disse: sviluppa con i tuoi amici accademici uno studio specifico sul tema della gestione della conoscenza e vedrai che ci sarà un rigoglio importante di studiosi che vorranno coltivare questo progetto. Dopo un po' di tempo purtroppo lui è venuto a mancare, ma io ho voluto portare avanti questo disegno, lo abbiamo potuto fare con altri studiosi già con diverse pubblicazioni sviluppate attraverso la somministrazione di numerosissimi questionari agli addetti ai lavori e poi il percorso si è completato con la fondazione di questo osservatorio che io ho voluto, ma assieme a tutti gli altri studiosi e rappresentanti delle associazioni di categoria. Liborio Stupia, magnifico rettore dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara. Le conoscenze dunque bisogna coltivarle e non perderle. Il ruolo dell'università. Il ruolo dell'università è proprio quello di aumentare il sapere, di applicare il sapere e di trasmettere il sapere. Quindi nei fatti è un momento cruciale per permettere di aumentare le conoscenze e
trasmetterle. Le conoscenze fini a se stesse non applicate non servono a nulla, le conoscenze non trasmesse vanno perse, quindi ci deve essere questa filiera, aumentarle, applicarle e trasmetterle. Lei ama le sfide, è stato ricordato anche qui, quindi questa sarà una nuova sfida. Probabilmente mio malgrado mi ritrovo sempre nelle sfide, sarà una nuova sfida perché usciamo dal post-Covid e siamo in un momento in cui l'università per anni è stata costretta a essere rattrappita senza studenti, senza didattica in presenza, adesso bisognerà rifare uno scatto in avanti perché dovremo gestire una generazione che ha fatto 2 anni di didattica a casa di lockdown con delle conseguenze psicologiche e sociali devastanti. Luigi Di Giosafatte, quindi Confindustria, lei parla da un osservatorio che è quello di Confindustria, ma anche come docente universitario, quindi è importante la riflessione che fa al termine di questa riunione. Sì, certamente un progetto di osservatorio che darà risposte importanti al nostro territorio di Chieti Pescara e dell'Abruzzo, perché in qualche modo giustifica un'esigenza, quella di verificare il gap di conoscenza o la trasmigrazione della conoscenza rispetto all'economia del territorio, e su questo noi vogliamo non solo indagare ma trovare risposte, azioni e progetti concreti. Voi avete fatto anche studi proprio su questo, sull'innovazione nelle province di Chieti Pescara? Sì, siamo stati assegnatari di una iniziativa strategica progettata e realizzata da noi che si è conclusa appunto con una geolocalizzazione delle innovazioni sui territori delle province di Chieti e Pescara, e su queste, grazie all'intervento di una spin-off dell'Università d'Annunzio, c'è stata la possibilità di estrapolare con algoritmi di intelligenza artificiale quali sono, diciamo, le nuove abilità e le nuove competenze dei lavoratori del terzo millennio. Dov'è il problema? Cosa manca secondo lei? Il problema è più che altro nell'attrattività. Noi dobbiamo consegnare ai giovani progetti aziendali molto avvincenti, che diano sfide sul futuro, sulla creazione di nuovi modelli di business che si basano su economia circolare e sulla sostenibilità sociale, economica, ambientale di tutto ciò che le imprese fanno sul territorio. Questa è la vera sfida che i giovani vogliono accettare. Presenti varie associazioni di categoria, c'è Daniele Giangiulli, direttore del Confartigianato Chieti L'Aquila, si parla di conoscenze, quanto è importante, qual è la riflessione che si sente di fare? Ma è importante questo momento di riflessione che il presidente Borgia ha voluto organizzare con la sua associazione For You. Certo che il tema della conoscenza è un tema complesso, richiede approfondimenti sul tema delle competenze, della fiscalità, sulla trasmissione d'impresa, sulle conoscenze così qualitative e immateriali, tanti temi da poter trattare. Siamo ben felici di poter partecipare a questo osservatorio insieme alla BCC, insieme alle altre organizzazioni, perché vogliamo dare il nostro contributo soprattutto nei confronti dei ragazzi, dei giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro, quindi per loro dobbiamo impegnarci affinché possano acquisire le competenze necessarie non solo per restare nel mercato del lavoro ma anche per restare nel mercato italiano del lavoro, quindi evitare la fuga dei cervelli. Marisa Tiberio, presidente di Confcommercio Chieti, in un mondo che cambia bisogna cambiare anche un po' il modo di pensare. Sì, questa sera abbiamo accolto con favore l'invito del professor Borgia a partecipare a questo tavolo che poi diventa un ufficio studi, no? Utile anche alle imprese. Il mondo imprenditoriale sta cambiando velocemente. Stiamo entrando nel metaverso e ancora neanche ci rendiamo conto, e ci sono all'orizzonte nuove figure professionali di cui le imprese hanno bisogno. Un esempio per tutti, il filosofo esecutivo, e così come da parte nostra delle associazioni di categoria c'è tanto impegno alla formazione proprio per favorire e moltiplicare le nuove competenze. E l'osservatorio è un'iniziativa dell'associazione For You APS. Abbiamo il direttore Pasquale Barilone. Sì, allora questo progetto rientra in tanti altri progetti che abbiamo in corso. L'osservatorio è stato voluto fortemente dal presidente dell'associazione Michele Borgia, e spero che che questa sera è stato un momento di vera cultura per quanto riguarda i rischi del management aziendale.
Io come direttore della For You posso dire che la nostra associazione è nata da pochissimo, però già abbiamo in cantiere diversi progetti. Stiamo facendo un corso di inglese gratuito per tutti quanti i soci, sia della For You, sia della BCC e sia della Abruzzese Salute. Devo dire che ci sono tantissimi partecipanti che seguono questo corso. C'è una professoressa di madrelingua che sta portando avanti le lezioni, ma ne abbiamo ancora tanti in cantiere, abbiamo sulla cultura, sull'arte, abbiamo il vicepresidente, il professore Albano Paolinelli, che è un grosso artista, un artista abruzzese, preside della scuola dell'Istituto d'Arte, il quale sta portando avanti, e lo vedrete tra breve, il premio Forlano, che è già stato fatto lo scorso anno, dove sono stati presi tutti gli istituti artistici lo scorso anno di Chieti e di Pescara. Quest'anno speriamo di allargarlo e far entrare anche gli istituti artistici dell'Aquila e di Teramo. Adriano Giacintucci, direttore generale della BCC Abruzzese. A margine di questo incontro molto partecipato, anche di argomenti interessanti, è stata data una bella notizia che riguarda proprio la BCC Abruzzese. Sì, la notizia è quella che abbiamo chiuso l'esercizio 2022 col miglior risultato di sempre, un utile di esercizio di circa 5,3 milioni, che è frutto senz'altro di un lavoro di squadra condotto dai dipendenti, degli 86 dipendenti della banca, e sulla base chiaramente delle strategie del consiglio di amministrazione, che in questi anni, anche nel periodo del Covid, non ha fatto mai mancare l'assistenza sul territorio, sia per quanto riguarda i finanziamenti, ma anche per quanto riguarda l'attività di consulenza più relativa ai servizi e alla gestione dei risparmi. Questa sera si parla anche di altro, ciò dimostra che la BCC Abruzzese non solo è sul territorio per quanto riguarda i servizi bancari, ma va anche oltre. Sì, la nostra banca ha patrocinato, diciamo, in diverse iniziative, tra cui non ultima appunto anche quella di stasera, che è stata organizzata dalla For You, un'associazione nata recentemente che, grazie anche al nostro sostegno, si propone di fornire appunto servizi che siano complementari a quelli appunto che la banca già tradizionalmente svolge, e quindi in questo senso, ecco, noi vogliamo proprio ampliare quella che è la gamma dei servizi proprio a supporto delle esigenze del territorio, dei clienti, delle imprese, insomma, tutto quello che fa parte della nostra, ecco, realtà territoriale ed economica.